Ovviamente non voglio rubarvi tanto tempo nella giornata di oggi, quindi faremo le pagelle in maniera precisa. Parleremo delle pagelle, di tutto il resto non parleremo e anzi, se ci saranno nuove informazioni, se ci saranno novità riguardo a quello che potrebbe accadere post Superlega, faremo un altro video. Tanto se ci sono delle novità le potrete leggere su OneFootball, il link è qui sotto in descrizione. Per scaricare sul vostro cellulare un'applicazione che veramente vi tiene compagnia a tempo reale, vi aggiorna su tutto quello che accade sul mondo del calcio. E ripeto, secondo me, sempre secondo me, ci saranno alcune cose che andranno incastrate sia lato Juve sia lato Europa. Quindi non perdetevi l'opportunità di scaricare OneFootball e vi chiedo un like a questo video perché io lo so che in questo momento voi siete stanchi di questa stagione un po' altalenante, non bellissima. Lo so che volete concentrarvi quanto prima su mercato ed europei, lo so benissimo e lo vedo dai numeri dei video. Se si parla di Superlega vanno bene, se si parla delle ultime partite stagionali della Juventus un po' meno, perché siete stanchi, non ne potete più e siamo arrivati veramente al limite di vedere una squadra che quest'anno si gioca poco e niente. Però la stagione non è finita, quindi vi faccio una richiesta, rimaniamo ancora attaccati alla Juve, non abbandoniamo la Juventus in questo momento perché ci giochiamo la prossima stagione, eh? In queste ultime partite, in queste ultime 6-7 partite annuali, ci giochiamo la prossima stagione, perché se non va bene in campionato la prossima stagione la facciamo davvero senza Champions League, non perché Seferin o chiunque ci vada a togliere la competizione, ma perché ce la siamo tolti da sola. Da soli, con il campo, che ripeto ancora una volta, è sempre quello il giudice alla fine di tutto quello che si dice, di tutto quello che si può pensare, decide lui, decide il campo. Non abbandonate la Juventus in questo momento, ragazzi. Sostenete la Juventus guardando la partita, sostenete la Juventus nei ragionamenti, sostenete la Juventus analizzandola anche nei video che facciamo su YouTube, sulle notifiche, sulle notizie che leggiamo su OneFootball. Sosteniamo la Juventus con tutti quelli che ci sono adesso. Non si può continuare con tutti questi tesserati Juve. Perché è palese che qualcosa non sia andato quest'anno e ci sarà bisogno di fare qualcosa sul mercato. Non so se sarà rivoluzione oppure no, c'è aria di rivoluzione in tanti settori, ma adesso rimaniamo sulla Juventus. Buffon è uno di quelli che potrebbe andarsene davvero. Ieri può ancora essere la sua ultima partita da titolare allo Juventus Stadium, in assoluto la sua ultima partita allo Juventus Stadium, perché le prossime due che andiamo a affrontare sono Milan e Inter. Probabilmente sarà Szczęsny il titolare in quelle due partite. Poi se dovesse esserci un ribaltamento di fronte per via delle condizioni fisiche di Szczęsny o per via di una gerarchia scavalcata da parte di Buffon nei confronti del polacco, vedremo. Ma è molto probabile che per l'ultima volta Buffon abbia varcato quel campo lì. Il suo campo, il nostro campo, casa nostra. Prende gol su punizione. Io ho letto un po' di polemiche, di diatribe legate a come è stata messa la barriera, no? È un discorso che faccio sempre. Io non sono un portiere, non ho mai fatto il portiere, non ho formazione da portiere, quindi queste cose, questi sono dettagli, non lo posso sapere. Secondo me, Brugman ha fatto un capolavoro. Ronaldo non ha saltato correttamente, che è scomposto, alza una gamba, insomma, una roba un po' così. Non so quanta colpa sia di Buffon. Mi sembra abbastanza imprendibile, quindi io penso di poter dare 6 a Buffon, che è stato anche abbastanza poco chiamato in causa. C'è stata un'occasione nella quale si è superato, ha fatto un'ottima parata sulla linea da parte di un colpo di testa di un difensore del Parma ed è stato bravissimo a salvarla. No, non era Buffon, era Arthur. Ovviamente non è stato Buffon, no. Comunque, al di là di quello, 6. Penso che sia stata una partita abbastanza normale per un portiere. Danilo 6, 6 più anche, penso 6 e mezzo, anche se vogliamo, sempre il solito ordine, la solita partita ordinata da parte di Danilo, che è un giocatore che dove lo metti sta, dove lo metti gioca. Poi dobbiamo fare un ragionamento, la partita di ieri noi la giochiamo per andare in Champions League, alle ultime giornate il Parma la gioca per salvarsi, la penultima forza del campionato. L'ho detto ieri in live, sono due squadre che non sono in forma, nessuna delle due, che non sono coerenti con l'obiettivo di inizio stagione. Il nostro era lo scudetto, il Parma la salvezza. Noi adesso giochiamo per accedere alla prossima Champions, loro per rimanere in Serie A. Quindi due squadre che sicuramente hanno fallito durante il campionato, durante la stagione, l'obiettivo che avevano prefissato in testa, no? Quindi due squadre sicuramente non contente di quella che è stata l'annata, non contente. E ieri ci si giocava tanto sia da una parte che dall'altra. Bravi noi a prendere i 3 punti.
con le differenze tecniche evidenti, siamo sempre lì quando la Juve gioca contro una squadra che deve salvarsi. Sì, puoi non avere il centrocampo più tecnico del mondo, puoi non avere gli attaccanti più in forma del momento, puoi non avere la condizione atletica, fisica, psicologica che vuoi, puoi magari eventualmente, vi vengo incontro, non avere il migliore allenatore del mondo in panchina, il migliore dirigente in tribuna, il miglior presidente del mondo, anche se magari queste cose io non le penso, però io capisco i discorsi generali delle persone, ma quando giochi contro una squadra che lotta per salvarsi e tu sei la Juventus hai sempre l'obbligo morale di dare di più, perché comunque per quanto i tuoi giocatori non possono essere al top della forma come quelli più forti in Europa, palese che debbano fare una buona prestazione, no? Contro il Parma. Poi ci sono delle eccezioni, ovviamente. Quindi Danilo, secondo me, ha fatto una buona partita ordinata, come l'ha fatta Bonucci. Direi niente da segnalare, anche perché appunto il Parma è una squadra che segna tanto con i centrocampisti, poco con gli attaccanti, quindi là dietro, bene o male, la difesa è stata fin troppo ordinata. De Ligt gli diamo 7, Bonucci e Danilo 6,5, 7 De Ligt perché ha fatto anche il gol, veramente giocatore superiore De Ligt ormai, e diamo anche 7,5, 8, 8,5, il voto che volete, dategli il voto che volete Alessandro, sceglietelo voi, qualsiasi voto sopra il 7,5, forse 7,5 è anche poco, va bene, quindi dai, dall'8 in su, dall'8 in su qualsiasi voto per Alessandro è buono e coerente. E il discorso che facevo prima, si può sbagliare comunque una singola partita, come si può imbroccare la partita dei sogni. Ora, è un anno abbondante da quando, questa stagione, da quando Alessandro comunque è tornato dopo aver saltato la preparazione atletica, che è evidente a tutti che Alessandro non sta bene, è un giocatore in fase calante, è un giocatore a livello fisico molto indietro rispetto ai suoi compagni, nonostante poi ci siano stati dei mesi e mezzo per recuperarla quella condizione fisica. Non è la partita col Parma che mi fa cambiare idea sul fatto che si potrebbe davvero andare finalmente a reinvestire su quella corsia lì per prendere un giocatore più giovane, più pronto, più titolare, con più gamba e una sua eventuale riserva. Grandissima partita Alessandro, migliore in campo, fantastica, ma come se ne può sbagliare una, se ne può imbroccare una, ok? E questo è il filo che collega Alessandro e Cristiano Ronaldo, no? Cristiano Ronaldo palesemente peggiore in campo per quanto mi riguarda. Arriva il 5 stremo inzito, cioè ha sbagliato quel gol su quell'intuizione bellissima di Dybala. E poi poco altro, anche nervosismo, cartellino giallo per aver buttato via il pallone sul 3-1 alla fine, che un po' va a ricalcare la vittoria col Genoa 3-1, che lancia la maglia, raccattapalle, no? Cioè si capisce che Cristiano in questo momento è in un momento di crisi mistica personale, non di risultati di squadra, personale. Lo capiamo, è fatto così, ci può essere antipatico con un antipatico. Però Cristiano Ronaldo è questo. E quindi il giocatore che vince 1.000 palloni d'oro, tipo sbagliare la partita contro la penultima squadra del campionato, è un giocatore che secondo me non ha possibilità di rimanere nella rosa della Juventus l'anno prossimo. Se dovesse arrivare una buona offerta, se dovessimo individuare un buon sostituto, può farti la partita della vita. Quindi questo è un po' il filo che li collega, secondo me, l'inversione di tendenza delle due situazioni. Perché non è mai una partita, eh? Non è mai una partita unica che ti fa ricredere su un giocatore, a meno che quella partita non sia veramente, che ne so, la semifinale di Champions League che devi andare a ribaltare perché hai perso l'andata e quindi quel giocatore ti tira fuori la grinta e ti fa capire che nelle partite che contano allora qualcosa in più te lo può dare. Questo era un Juventus-Parma con loro che dovevano salvarsi e noi che dobbiamo vincere per arrivare in Champions. Non è la partita della vita. Poi, ovviamente, anche qua ci sono tanti margini e argomenti per discuterne. Quadrado anche qua dal 7,5 in su, due assist, uno a calcio d'angolo, cos'è, 18° assist in stagione e zero gol, mi pare, una roba del genere. Alto, basso, un po' come Danilo, dove lo metti, sta uno di quei giocatori che veramente ti svolta la stagione. Io non so gli altri difensori, gli altri terzini, quanti assist abbiano fatto in stagione. Quadrado, torno a dirlo ancora una volta, se non è il miglior giocatore della nostra stagione, è il secondo miglior giocatore della nostra stagione. Giocatore veramente indispensabile, cioè ci serve come l'aria per respirare. Preferirei non avere ossigeno ma avere Cuadrado, facciamo così, da clonare finché va ancora questa velocità, perché gli anni iniziano a passare anche per lui. Artur non mi è piaciuto tantissimo, no, ed è l'ennesima dimostrazione che comunque se non sei al top a livello fisico fai fatica anche a livello tecnico. Artur mi ricorda un po' il primo Dybala della stagione, no? Un giocatore che ha delle evidenti capacità tecniche, ma che in questo momento non riesce a sfruttare per un discorso fisico e forse anche psicologico. Appunto il merito di aver salvato sulla linea quel colpo di testa del Parma, ma poco altro. Cioè, è una partita tra 5 e 5,5, se vogliamo dargli 6 meno per il discorso del salvataggio, però non è quello che vai a richiedere, no?
Io non lo metto in discussione Arthur, secondo me è un giocatore molto forte, un po' il discorso che facevamo per Ronaldo. Ha sbagliato la partita, non è ai livelli di prestazione di Cristiano Ronaldo, leggermente meglio ma male 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 male. Bentancur un po' meglio, però anche qua è l'ennesima partita sufficiente e poco altro secondo me di Bentancur. E ripeto, è la partita in cui contro il Parma penultimo in classifica ti vai a giocare la Champions League, quindi non siamo la squadra più forte del mondo. Però io sono sempre lì che vedo che ci sono dei giocatori che fanno proprio il minimo indispensabile, anche se Eri Bentancur nel primo tempo lui e Arturo hanno giocato molto alti, ha provato uno spunto, ha recuperato i palloni, questo sa fare Bentancur. E a questo punto mi viene da dire, accettiamo il fatto che sia questo, un giocatore che però ha ancora tanto margine di crescita, è un 97, all'età di Chiesa, giovanissimo, dovesse rimanere ancora la Juve l'anno prossimo perché magari arrivano offerte e decidono di cederlo, è un giocatore che non so se è da titolare, ma comunque nei ricambi, nelle rotazioni ci sta sempre. Io in questo momento fatico a vedere Bentancur come un pallino luminoso nella Juve del domani, ma può sempre diventarlo, può sempre stupirci. Io non sono mai stato un grandissimo amante di Bentancur, dobbiamo essere sinceri. Anche l'anno scorso che ha fatto una grandissima stagione l'ho riconosciuta, però vorrei un po' di continuità sotto questo profilo. E anche il fatto che venga impiegato effettivamente in quello che è più bravo a fare, non impostare ma recuperare palloni e smistarli. McKennie, un altro che non ha fatto chissà quale partita, anche lui secondo me tra 5 e mezzo, 6, una roba del genere, balla lì in mezzo. Ancora una volta però McKennie non è esterno, ragazzi, McKennie è un centrocampista. McKennie è un centrocampista, è uno dei centrocampi, dei pochi centrocampisti con capacità di inserimento e di spinta che abbiamo in rosa. Io vorrei vederlo valorizzato in un modulo che gli permette di buttarsi dentro la mezzala e non che debba coprire una porzione di campo esterna che non gli compete, quindi io McKennie lo valuto tanto, ma secondo me quest'anno non ha ancora mai giocato nel suo vero ruolo, o comunque nemmeno davanti alla difesa, a centrocampo, in uno dei due, ci ha giocato veramente pochissimo, e comunque anche quando fa quel ruolo lì avanti e indietro è un pendolino e ci riesce sempre a coprire grandi porzioni di campo. Però secondo me quest'anno è stato messo poche volte nella condizione di fare veramente bene nel suo ruolo. Ronaldo l'abbiamo già detto, nel senso che abbiamo già fatto tutti i discorsi, aggiungiamo il fatto che poi anche in barriera è una roba così, e tutti subentrati, ce ne sono alcuni tipo Bernardeschi, Morata, che sono entrati veramente a uno spiccio, diamoli senza voto, gli altri tre, il triplo cambio che è stato fatto, non so, abbiamo sei, perché veramente poi la partita era indirizzata, c'è stato un po' di gestione, un po' di palleggio, perché la Juve è stata a palleggio, è stata tanto palleggio e quando arrivava là davanti non riusciva a concretizzare. Ieri veramente la Juve ha fatto una marea di palleggio. Non siamo andati così tanto sugli esterni rispetto alle altre partite, un po' perché ci mancava Chiesa e c'era solo Cuadrado e appunto McKennie, che ripeto, non è quel tipo di giocatore lì, e un po' perché c'era Dybala. Però questo Dybala è diverso dal Dybala di inizio stagione, ve l'ho detto anche poco prima. Il Dybala di inizio stagione era un giocatore non in forma, non arrivato a livello psicologico e che a livello atletico era disastroso. Questo Dybala qua invece è un giocatore che ha bisogno di giocare per riprendersi. È un giocatore molto più libero, è un giocatore che continua a mantenere la distanza dalla porta, purtroppo, e quindi l'area vuota quando c'è Cristiano Ronaldo perché non abbiamo nessuno che la va a riempire perché McKennie sta facendo l'esterno, quindi ogni tanto è in area, però ogni tanto deve anche coprire. Però questo Dybala è già diverso. Allora, intendiamoci, non è il miglior Dybala. Io da Dybala pretendo e pretenderò sempre di più. Mi manca un gol ai 100, spero che lo faccia il prima possibile. La giocata in canna ce l'ha. La bellissima palla che ha messo per Ronaldo nel primo tempo. Il tiro nel primo tempo, sempre che è uscito di poco sopra l'angolino alto della porta del Parma. Le giocate da fermo, il lampo come quello con il Napoli, ce l'ha. Segno che forse sta iniziando a stare bene anche a livello psicologico. È molto indietro di condizione perché viene da 3, 2, 4 mesi fermo e non può assolutamente essere il miglior Dybala. Se riesce a trovare continuità in queste partite, e ripeto, ne mancano veramente poche a fine campionato, può essere che riprenda ad essere il Dybala che conosciamo. Perché qualcosa già ce lo sta facendo vedere di diverso. È un giocatore che accentra il gioco su di sé, che chiama la palla, la vuole gestire, la va a prendere, si muove e il colpo ce l'ha. La genialata ce l'ha. Aspettiamo che torni il Dybala a tutto campo che abbiamo sempre visto negli ultimi anni, il Dybala che veramente
Poi con quella palla ci fa quello che vuole, e quello nasce dal fatto che devi giocare tanto, devi stare bene a livello fisico, devi sentire importante, la testa deve essere ok, però ci si arriva. Questo Dybala è diverso da quello di inizio stagione, e questo già, secondo me è già una notizia, è già un bene. Ripeto, non ha fatto la gara più bella del mondo, perché non è vero, ma dal Dybala che viene dopo un infortunio anche abbastanza pesante e lungo, io questo mi aspetto da Dybala, che almeno mi dimostri che sta tornando. E quindi 6,5 Dybala credo che sia meritatissimo, nonostante non abbia fatto gol, non abbia fatto l'assist in una gara contro la penultima in classifica. Ma quello conta relativamente. L'importante è che faccia vedere che Pirlo ha vinto, quindi direi che il suo 6,5 se lo porta a casa. Un brutto primo tempo, ancora questo piccolo difetto del primo tempo. Poi il discorso di McKennie esterno è una cosa mia soggettiva, non è una roba oggettiva per la quale devo punire Pirlo. Ha portato a casa i 3 punti, è stato bravo nonostante 3-4 giorni di chiacchiere pesanti sulla Superlega. Di più non potevamo fare, abbiamo fatto il nostro e quindi bene così. Bene così, però continuiamo così perché la Champions League, ripeto, non ce la stanno regalando, non ce l'ha regalata, il campionato non è finito e bisognerà sudare. Perché il calcio è questo. Chi merita poi va a giocarle quelle competizioni. Io, ancora una volta, per quanto tanti punti della Superlega fossero secondo me ok, quello lì no, il calcio è che se lo gioca chi lo merita. Ciao ragazzi!